Facciamo vedere come abbiamo dovuto fare per spostare una piccola finestra di un bagno che dobbiamo mettere. C'era qui l'apertura col bagnetto esterno 60x60 che deve essere chiuso e doveva venire qua la finestra. Errore di calcolo, qua ci deve venire una tramezza che chiude il bagno, per cui abbiamo dovuto spostare la finestra più a destra. Questo ha comportato un grosso problema, diciamo anche strutturale, perché qui ci sono ancora le vecchie architravi di castagno, sono tre, e ovviamente spostando la finestra l'architrave non appoggia più su niente, per cui qui c'era il muro ad angolo, tra l'altro due muri ad angolo, quindi con le pietre grosse, per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato prima dall'esterno, con un architrave, questo qui laterizio, da 150, per cui che appoggiava sul muro originale e sul muro originale da un lato. Poi abbiamo iniziato a chiudere con le pietre esternamente, con il mattone internamente, a riempire. Abbiamo poi lentamente aperto ancora qua il muro, togliendo quello che veniva via, diciamo, abbastanza facilmente, lasciando ancora queste pietre più grosse che poi spaccheremo, e abbiamo messo due architravi interne da 120, queste qua, perché da 150 erano un po' troppo lunghe. E ora è rimasta da togliere la vecchia architrave di legno e mettere l'ultima architrave in laterizio da 150, così la facciamo riappoggiare sul muro in pietra e sul muro in pietra e anche su questo qua nuovo che abbiamo diciamo richiuso. Poi, una volta che è tutto ben asciugato, spaccheremo queste pietre che abbiamo dovuto lasciare per non smuovere tutto e poi iniziamo a fare spalline, eccetera, eccetera, eccetera. Ora quindi togliamo l'architrave in legno e muriamo con il laterizio. Allora, abbiamo tolto vecchio architrave di castagno, quindi qua dietro si vede il terzo, sono tre gli architravi di solito, almeno in questa casa, in questi muri più o meno da 60 sono tre. Quindi abbiamo tolto quello esterno, ora quello interno, quello è diciamo interno casa e quello in mezzo lo lasciamo, tanto è appoggiato sui nuovi architravi. Quindi ora poi riempiamo un po' qua, mettiamo l'architrave in laterizio e chiudiamo sopra, ovviamente a chiudere qui. Abbiamo chiuso il muro fino all'altezza dove verrà la piana. Le piane, perché sono due, divisa interna e esterna con 1 centimetro di distanza una dall'altra. Poi qui per intonacare cosa abbiamo fatto? Due liste, cioè due strisce di intonaco, due liste. Una di là e una di qua della finestra, a seguire il muro con un rigone lungo, quindi come questo. Non sono a piombo, quindi non sono in bolla verticale perché non lo era già prima il muro, perché è un muro vecchio, quindi era stato fatto a seguire, si dice. Quindi abbiamo rifatto due liste semplicemente che riprendono la linea del muro vecchio da su a giù. Poi, come si fa? Una volta che le liste sono asciugate, quindi il giorno dopo, con un rigone più piccolo che stia qua, si fa così, si riempie in mezzo tra le due liste e si sale lisciando, ok? Ovviamente per fare già lo spigolo della finestra abbiamo messo delle tavole, tre sopra e i due fianchi, sotto no perché ci va la piana, parallele alle liste, quindi una volta fatte le liste sono state messe le tavole e messe parallela alla lista, ok? Quindi ora poi prossimo sotto è rimasto il buco dove uscirà il WC e qua questa parte per adesso la lasceremo, qui ci andrà poi metteremo un idrospruzzino, ci va quindi un miscelatore eccetera. E quindi ora togliamo queste tavole e le posizioniamo per fare la spallina,
interna più avanti perché la finestra verrà messa in battuta a un bordo che ci sarà, diciamo, di intonaco, si appoggerà contro questo bordo, quindi quest'altra spallina non è il proseguire di questa, ma rimarrà più interna di 1,5 cm circa. Quindi ora togliamo queste tavole, ne metteremo una qua e esternamente, diciamo, parallele, verticali parallele e riempiremo. E poi chiudiamo anche questa parte che manca, quindi questa qua, per esempio, questa parte che manca di intonaco verrà fatta partendo dal basso, chiaramente riempiendo e venendo su, rigonando sul muro vecchio e su una lista, e quindi su tutto l'intonaco nuovo, così tutto ciò si viene su, quello che avanza si ributta, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Allora, adesso Iniziamo. avevamo messo queste tavolette per fare la battuta per l'appoggio della finestra. Quindi ora togliamo, facciamo vedere come rimane. Per cui qua è dove si appoggerà la finestra che poi fisseremo riempiendo di schiuma e basta, tanto è una finestra piccolina, non ha nessun problema. Ora il prossimo tappo è fare la battuta sopra, quindi adesso faremo in una volta, diciamo, una quota unica e poi il dentino qua mettendo sempre, ora se sta qua ci sta, non lo so, mettendo sempre una tavoletta, non ci sta, facciamo vedere dopo. Dunque, vediamo un attimino l'avanzamento lavori. Allora, vabbè, abbiamo intonacato tutto, lasciato ovviamente per disposizione, qua ci viene la doccetta. Volevo far vedere la finestra, praticamente andrà in battuta su questo bordo e schiumata lo spazio che rimane tra il bordo e il bordo del muro, diciamo, e il bordo della finestra. Ieri abbiamo un po' messo in bolla, diciamo, la base dove poi ora metteremo le due piane di luzerna. Abbiamo preso in due parti, quindi la giunta più o meno andrà qua, dove, a metà dello spessore della finestra che è circa 6 cm, 7, quindi a metà andrà la giunta delle due piane, così rimane nascosta, le due piane che sporgono un po' internamente e ovviamente un po' esternamente. Quindi ora spaccheremo un po' di bordo per farle entrare e le muriamo, lasciando un'altezza tale in modo che rimanga la finestra imbattuta qua. Nel frattempo, già che c'eravamo, stiamo anche piastrellando. Quindi stiamo piastrellando, qua ora non si vede, qui abbiamo lasciato le predisposizioni per il miscelatore, il carico dell'acqua della cassetta del WC. Vedremo poi più avanti. È passato un po' di tempo, avevo dimenticato di fare la parte proprio finale. Allora, qui è come è venuto. La finestrella, come ho detto, è stata solo fissata con un po' di schiuma, è imbattuta su quei bordi che avevamo fatto con le tavole, per cui, diciamo, ora esternamente stiamo facendo la facciata, finendo, per cui adesso c'è questa protezione con legno. E niente, questo è come è venuto con la sua tazza e il suo sistemino per l'idroscopino, pavimento finito, piastrellato. Allora, un saluto e al prossimo video. Spero che possa sempre questi video possano sempre essere utili a qualcuno che decide di farsi due lavoretti in casa, che oltre che un risparmio economico dà anche una grandissima soddisfazione.